Una valigia piena di libri che stimoli la meraviglia dei bambini e li sproni alla lettura. È questo lo scopo dell'iniziativa La Valigia delle Storie, figlia del progetto Nati per Leggere, che vede la Memoteca Montanari, i servizi educativi del comune di Fano e del Dragone Fanfarone sulla stessa lunghezza d'onda. Lavorare sulle storie e intrattenere i rapporti con il mondo scolastico, coinvolgendo anche i genitori con i laboratori di lettura ad alta voce. Visto il grande successo della passata edizione, sono aumentati i numeri, le valigie cariche di libri sono passate da 5 a 8 e i libri sono diventati 106. In più, la novità di quest'anno sarà il teatrino Kamishibai, direttamente dalla tradizione orientale, in cui i cantastorie giravano paese per paese in bicicletta e, portandosi dietro questo teatrino fatto di immagini e disegni, commentavano ad alta voce. E sicuramente i nostri bambini, amanti dei piccoli teatrini di burattini, saranno rapiti da questo nuovo modo di raccontare delle storie e inventarne anche delle nuove. Quest'anno riproponiamo questo viaggio, nel vero senso della parola, con 8 valigie e 106 libri, quindi con nuovi acquisti che attraverseranno tutte le scuole comunali e statali, perché questo ci permette non solo di condividere con i bambini delle storie e di crescere da un punto di vista anche formativo e pedagogico, ma anche di coinvolgere i genitori e le famiglie all'interno di un progetto che vede nella lettura la riscoperta anche di una dimensione relazionale che è molto importante, dentro e fuori dalla scuola. Allora, il valore della lettura nel 2016, ha ancora nel mondo della digitalizzazione la lettura, il libro, la carta? Come no? Adesso al di là della carta o del digitale, sicuramente la lettura ha un grandissimo valore. È uno strumento che tutti noi dovremmo utilizzare per poter migliorare di continuo, perché ci dà delle grandi opportunità. Dobbiamo assolutamente pensare che lo è fin dalla nascita o prima della nascita, questo lo abbiamo imparato dopo tanti anni di progetto Nati per Leggere, e sappiamo quanti benefici la lettura possa dare al nostro cervello, ai nostri neuroni fin da piccoli. I genitori hanno con i libri una grandissima opportunità, quello di entrare in relazione con i loro bambini, una relazione positiva, di creare un dialogo e dare a loro anche quello strumento che sarà per loro per tutta la vita molto prezioso.